eccola. Oddio. Essa, quella... Non è che metti la mano là dentro. Che carina. Vai. Eccole qua, stanno tutte e due in acqua. Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi è veramente un video epico, un vlog di quelli fantastici, lo sapete perché stiamo con... Perché prenderemo questo cagnolino. Ha un solo tema. Scherzo, è bruttissimo. Lo sapete perché, in cosa stiamo per andare a comprare? Un pesciolino. No! Un gatto. Cosa? Ragazzi, stiamo per andare a comprare una vera tartaruga, quindi mi raccomando, venite con noi, guardate il vlog fino alla fine perché sarete proprio voi a scegliere la nostra tartarughina. Ma Ila, ma una tartaruga vera o finta? Vera. Cioè, proprio quelle che camminano... Così? Aspetta che cade. Va bene, io vado, ciao. No, no. Allora, ma che cos'è? Ma quello è per Ares, per il cane. Dobbiamo prendere un pannolino per Ares. Un pannolino? Ma ti sei fatta la cacca sotto? Per Ares. Ah, per il cane. Ma scusa, ma non dobbiamo prendere e cercare la tartaruga? Certo, la dobbiamo cercare. Dobbiamo cercare la tartaruga. Scusa, la trovate? Sì, ma aspettami, aspettami. Guardate. Ah, ecco le tartarughe. Questo si vede il maschio. Cosa? Questo è maschio. Riconosci la tartaruga maschio tu? Sì. Perché? Perché? E perché quelle femmine non ce l'hanno? No. Come no? Io voglio femmina, tartaruga. Ma tu vuoi una tartaruga maschio o femmina? Femmina. Però dovremmo cercare anche il nostro amico che quell'altra volta ci ha aiutato, ti ricordi? Voglio questo con la mia tartarugina. Questo qua? Sì. Ma questo è grande come casa nostra, Ila. Lo sai quanto costa? Non è che metti la mano là dentro. Prova a prenderne uno, vediamo. No. Ci riesci? Sono brava. Sei troppo educata? Tutto qua, Ila. Già ce l'abbiamo, ce ne dobbiamo cercare la tartaruga, quindi. Eccola! Dov'è? Ma quella è gigante, Ila. Dobbiamo prendere quelle piccoline. Ciao, no. Ciao, no, come fai? Sto bene. Ciao, voglio ciao. Tartaruga. Aspetta. Ciao. Ciao. Tartaruga. Enrico, siamo tornati perché questa volta secondo giro non cerchiamo più un pescetto, ma cerchiamo una tartaruga che si può prendere in mano. Una tartarughina che si può prendere in mano. Enrico, ci aiuti tu come l'altra volta? Come al solito. Oh, meno male, va. Sì, Enrico, ci aiuta lui. Meno male, va, che faticaccia, se no dopo la vergogna. Quello là. Il coniglio vuoi? Ma oh, che carino. No, vabbè. Ma che carino lui! Guarda! Ma stanno litigando? Forse abbiamo un rischio le mie tartarughe. Quella va bene per... Cassetta. Ok, che gli compriamo alla questa tartarughina? Amici, a voi quale vi piace? Che cosa vogliamo? Vi piace questa per la tartarughina? Ma mi scusi signorina mendicante, ma è lei di queste parti? Ila, c'ho una bella notizia. Abbiamo le tartarughine. Aspetta, adesso Enrico ce le fa vedere. Allora, metti a posto quello prima, rimettile a posto e poi dopo chiediamo a Enrico quello che ci va dentro, ok? Pronti? Va benissimo. Beh, è una casettina un po' piccola, però troveremo la giusta soluzione anche per la casa, giusto? Ok. Bene. Allora, Enrico, troviamo queste tartarughe. Le tartarughe siamo pronti. Facciamo mondo dei rettili oggi. Ok, oggi sì. Mamma mia. Ma di cazzo, andiamo a cercare qualcosa. Andiamo. Oh, Ila. 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 Ma che fai? Ma aspetta, ma Enrico ce lo deve dire. Allora. Non so nemmeno se ci va. Allora, questa è una sabbietta molto fina. Potrebbero essere sbadate, potrebbero mangiarlo. Vero? Perché Ila, praticamente questo qui è troppo fino e le tartarughe le mangiano, capito? Perfetto, ma la principessa. Bella. Questa è da principessa. Ok, allora abbiamo deciso. Ma la posso portare io che pesa molto? Meno male, no? Faccio un po' il cavaliere, va bene? Ok, grazie Enrico. Allora abbiamo deciso la terra delle tartarughine. Esatto. Ah, una conchiglia. Ma non è un cappello! Ma che cappello, una conchiglia? Un cappello a conchiglia. Ma okay. Dai. Allora dobbiamo prendere una vaschetta. Una vaschetta. Che è la casa delle tartarughe. La casa. Poi abbiamo un riscaldamento. Il riscaldamento e i termosifoni. Termosifoni. Hanno freddo, 28 gradi, se no stanno certo. Lì. Stanno così.
Poi abbiamo la luce, la luce, buongiorno e buonanotte, se no come facciamo a spingere? E poi infine abbiamo il filtro, quello che ci fa la pulizia. Okay. Perché sennò poi sono tutte sporche, ma c'è, sporcano tanto. Ok. E gli diamo il cibo. Perfetto. E questa volta non gli facciamo la carbonara. Ah, questa volta niente carbonara. Niente carbonara. Ok, sì, quindi hai capito le cose che servono? Sì. Poi infine le tartarughe. Ah, e le tartarughe ci stavamo scordando. No, se no me le stavo dimenticando. Ecco le. Le andiamo a vedere? Dove? Le tartarughe. Ci mancavano le tartarughe. Hai visto? Sono tutte lì. No, ma quelle non si muovono. No, non si muovono perché stanno un po' di appisolate. Ma... vediamo un po' di muovo. Ma quindi... buongiorno. Ma... la nostra nuova amichetta sarà tra queste qui, giusto? Potrebbe essere proprio una di queste. Oh. Ne dobbiamo andare a scegliere. Quindi noi dobbiamo scegliere una tra queste tartarughine. Prendiamo due tartarughine. Se la posso prendere in mano. E allora prendiamo marito e moglie. Allora. Ma certo lo possiamo prendere in mano. Piano Eila. Piano Eila. Eila non è un gioco, eh. È una tartaruga vera. Ehi, tartaruga. Guarda, eccola qua. Ma quella Eila. Eccola. Che carina. Non so farti. Che carina. Ma. Amici, vi piace questa? Quale? Prendiamo anche un'altra. Eccone un'altra. Ma perché è andata? Eccola, oddio che carina. Ma qui c'è un'altra che ci sta chiamando. Questa è simpatica. Ila, guarda lei che ci questa sta chiamando. Questa è proprio simpaticona. Sì, sì. Oddio. La possiamo prendere ora. Ila, io prenderei lei o lui. Io prenderei lei o lui che è molto simpatica. Allora facciamo una bella cosa. Che ne io dici? Io vado a prendere l'occorrente per prenderle e portarle a casa. Posso aiutarti? Ma certamente sì. Oh. Ragazzi, volete scegliere voi cosa? Cosa volete quella? Ok. Enrico? 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 Ci ha abbandonato Enrico. Aspetta Ila, mo aspettiamo lui e ce le viene a prendere. Allora ecco Enrico che Ila dice. La casetta, ma c'hai ragione, adesso dobbiamo andare a prendere la casa, però ho detto così noi prendiamo questo trasportino che è soltanto per pochissimo tempo, ok, perciò il trasporto da qui a casa. Perfetto. E poi le mettiamo dentro la loro bella casa, okay. Capito Ilari? Quindi questa qua si può mettere l'acqua o sotto di terra? No, bisogna mettere l'acqua, loro hanno bisogno di farci il bagno tutto il giorno. In questo momento siamo giunti a scegliere la casa, quella vera e propria, ok? Ok, là stiamo scegliendo la casetta delle tartarughine. È questa. È proprio lei, allora. È proprio lei? Oh, dobbiamo andare a fare il mutuo? Buone. Oh, adesso, quindi adesso, pronti. Ma la compriamo o stiamo in affitto? No, la compriamo, questa la compriamo. Sì, pronto. Dobbiamo andare ad aprire però, va bene? Mamma mia, è una faticaccia. Pesante, là questa casetta? Ah. Oh, bravissimo. Apriamo la casetta delle tartarughe. Dobbiamo capire che questa qui è la nostra casa che ci serve solamente per iniziare ad ospitare le tartarughe che sono piccole, poi loro cresceranno e noi dovremo prendere per una casa ancora più grande. Certo, ovvio. Stiamo mettendo la sabbia, che è moltissima. Stiamo per mettere la sabbietta all'interno. Eccola! Oh, stiamo facendo il pavimento per le nostre tartarughine. Oh, ok, là? Mancano i termo sifoni. I termosifoni. Andiamo a vedere Enrico. Amici, mi raccomando, continuate a vedere il video. Quindi tra poco vi faremo vedere com'è completo con le tartarughe dentro il paludario, perché si chiama così dove sono, dove vivono le tartarughe. Quindi mi raccomando, continuate a vedere il video, perché tra poco scegliamo le tartarughine insieme. Cosa mangiano le tartarughine? Cosa le mangiano tartarughine? Le tartarughine? Allora, mangiano un po' di tutto, perché mangiano niente di tutto. Ma in questo momento mangeranno delle palline. Palline? Sì, delle palline di cibo, fatte apposta proprio perché sono dei cuccioli. Ok. E poi dei micro gamberetti. Questo diciamo che è la base, ma non è l'alimentazione completa. Noi ogni tanto dobbiamo dargli comunque sia dell'alimentazione aggiuntiva, che possa essere delle verdure, come rughetta, radicchio, scarola, tutte verdure a mare. Oppure anche dei pescetti crudi. Cipolla. Poi broccoli, carote. Ma anche allora, i broccoli? A lei peperoni pure. Anche i peperoni. Ma allo stesso ma due melanzane sott'olio, Ila, non gliele diamo. Ma allora sì. Funghetti, ma va bene. Ci siamo ormai. Allora, Ila, chi c'è con noi? Ilenia. Ilenia, la nostra amica. Ciao Ilenia, quanti anni hai? Sette anni, tu ci segui? Sì. Quindi Ilenia, ora stai dentro al nostro video, ok? Quindi sei una youtuber per un giorno. Va bene? Ok. Ciao Ilenia. Allora, quindi Enrico abbiamo messo il termosifone, giusto? È giunto il momento, sì, accendiamo poi la caldaia e parte tutto. Ah, la temperatura perfetto. È di 28-27 gradi, stanno un po' al calduccio, okay. Sono contenti. Perfetto. Giusto, ci manca la luce. Ok.
Perciò adesso dobbiamo avere una grossa lampada, un grande faro che è come il sole. La luce, Ila, queste tartarughine mica. Ma povere tartarughe, come staranno? Come si muovono? Mettono gli occhiali da sole e stanno lì prendendo il sole tutto il giorno, va bene? Così. Dove stanno nel sdraio? Noi le facciamo qui, no? Costruiamo, va bene? Mannaggia. Mannaggia, vabbè, sentiamo la luce per le tartarughe. Allora, eccoci qua, oggi montiamo il sole, ok? Ok. E abbiamo messo anche la luce a casa delle tartarughine. Ecco, adesso la proviamo, vediamo che tutto funziona. Perché poi a casa ripetiamo l'operazione, giusto? Eccola qua. Oh. Buongiorno. Con quel pulsantino che tu farei sempre. Buonanotte. Ma sei proprio brava. Oh. Oggi sei bravissima. Ma questa è la casa della tartaruga. Ma dove stanno le tartarughe? Le teniamo ancora insieme alle sue amiche. Siamo pronti, questo è il filtro che andremo a mettere all'interno della casetta per pulire le tartarughe. Ehi, l'hai detto? È nero? La scatola è nera. No, il filtro è nero, sì, però. Il filtro è nero. Poi quando è, magari poi uno lo nasconde bene con le piante e non si vede più. E non si vede più. Vuoi dormire qua? Buonanotte. Finalmente è arrivato il momento di scegliere la nostra tartarughina. Amici, ci aiutate? Amici, ci aiutate a scegliere la nostra tartarughina? Ma dove sono nascoste? Ah, eccole là. Che le chiamo, va bene? Chiamiamo le nostre tartarughine. Tartarughe, vediamo un po' quali sono. Ecco qua, allora scegliamo le nostre due tartarughine. Piano piano le tiriamo fuori, così le vediamo sotto bene. Eccola, oddio. Quella... Svegliati. Ma una non sa nuotare, Enrico, è possibile che c'è una tartaruga che non sa nuotare? No, è indecisa, lasciamola perdere, c'è sonno. Ehi, ma ti vuoi svegliare? Io prenderei lei, allora, carina, e poi prenderei lei. Ok. Che ne pensi? Ma sono un maschio e una femmina? Ma non si riconosce, però diciamo che sicuramente sono fratello e sorella. Ok. Ok, vai. Allora. Pronta? Qui, con la mano, sei pronta? Vai papi, piano. Aperta. Ok, okay, mettila piano. Sei stata lui. Ecco qua, Ila ha preso la prima tartarughina e adesso seconda tartarughina. Piano, Ila, mi raccomando. Piano piano la mettiamo giù. Piano. Oh, bravissima. Facciamole vedere, eccole qua le nostre due nuove amichette. Saranno pronte al trasporto, eh? E tra poco gli sceglieremo anche il nome, vero Ilari? Ti ha fatto 5. Ti ha fatto 5. Allora, quindi siamo pronti, abbiamo preso anche le tartarughine. Quindi ti ricordi quanto ha bisogno dargli da mangiare? Beh, ok, questo era quello velocizzato. Invece cosa bisogna dargli da mangiare? Giusto, Enrico? Ma è giustissimo. Ah, bravo, bravo, bravo. Ma allora andiamo a prendere. Ecco qua. Ok. Questi sono i due prodotti base per dargli un'alimentazione. La sua pappa. Sono delle palline e dei gamberetti. I gamberetti? I gamberetti essiccati. Però bisogna sottolineare il fatto che loro hanno bisogno di tante altre cose, perché non bastano soltanto queste. Ok. Abbiamo bisogno di le verdure. Ok, un po' di pesce crudo, perché hanno bisogno di crescere sane. Con cura io con la mia mano. Ma certo che lo so che tu lo fai con cura. Allora, ecco qua il nostro acquario dei pesci. Cosa? Va bene. Sì, per me forse è pure poca. Però corri che le due tartarughine vogliono entrare dentro. Ecco qua, lì abbiamo quello dei pesci. Dove lo vogliamo mettere? Eh? Dentro, così. Vai. Vai, svuola sull'acqua. Piano però, piano, perché i sassolini si fa la fuga. Ecco le tartarughe. Ancora dobbiamo scegliere il nome per le nostre tartarughine, eh? Come li chiameremo? Marito e moglie. Vabbè. Amici, scegliere il nome delle tartarughine. È proprio così, perché. Ma vale, posso... Cosa? Va bene, intanto mettili dentro, dai. Aspetta, mettili. Brava, vai. Una. Ecco la prima tartarughina è entrata in acqua. Ciao! Guarda, guarda come corre. Vai, vai. No, potevo andare da sole, ma non scappare. Ma questa porella che carina. Vai. Eccole qua, stanno tutte e due in acqua. Eccole. Quindi mettiamo i due acquari vicini. Vediamo un po' come sono vicini. Oh. Ha detto il signore che dopo dobbiamo dare qualcosa da mangiare. Se non sì. Muoiono, odio che muoiono. Certo. Secondo te cosa devono iniziare al primo? Allora abbiamo sia le palline da una parte e i gamberetti. E cosa gli dobbiamo dare? Non lo so, scegli tu. Questo. Grazie tecnico. Oh, ecco la lampadina per le tartarughe. Oh, oddio, no. È caduta, si è buttata di sotto. No, piccoletta. Si è buttata. Cosa facciamo? Allora aspetta, devo contare. Ma spostiamo da 4 e 4.
troverò uno tutti. No, no, qua c'è 8 dello stesso gusto. Poi domani diamo 8 gamberetti. Ma 8 dello stesso gusto. Vediamo come mangiano le tartarughe. Allora. Vediamo come mangiano. Ecco qua. Mangiate, vediamo se mangiano. Mi sa che le devo prendere io. Dici? Oh, guarda, sta mangiando, sta mangiando. Oh, dove ha capito. L'altra sta qui sotto. Allora, ce la sta riposando. Vediamo un po' se leva il cibo. Vai, prendile. Ok, amici, quindi mi raccomando, scriveteci nei commenti i nomi delle due tartarughine, perché come l'altra volta invece ci sarete voi a decidere i nomi delle tartarughine, vero? Quindi, amici, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché nel prossimo video vi diremo i nomi che avete scelto. Quindi, ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. A domani, ciao!